È proprio quello che sembra. È un culo. Questo qua. Volevo far vedere questo puttanone che Paolo ha su un... No, in realtà è un bellissimo calendario di pin-up che gli hanno regalato e che gli invidio. Infatti adesso Sì. cercherò in qualche modo di rubarglielo. Ringraziamo, anzi ringrazio personalmente Rino. Grande, che è Ciao passato Rino. prima e non solo gli regala dei bellissimi calendari, ma ci ha portato anche dei taralli, che adesso non so... Eccoli qua. Sì. Ma che roba, questi arrivano direttamente Dalla Puglia, dalla dal Puglia. Gargano. Ecco, quando si dice tarallucci e vino, no? Il vino no, ma tarallucci è una bottiglia di birra, insomma, E danno guarda. grandi soddisfazioni, veramente fino adesso che magniamo e siamo felici. Allora, siamo tornati, è un po' che non ci facciamo vivi, se non altro adesso questo è un video che avrete visto in seguito ad altri video caricati da poco, ma in realtà era un po' di tempo che non caricavamo io e il buon Paolo De Montis. Non caricavamo dei video con dei suggerimenti per lo sviluppo dei fraseggi blues sull'armonica. Ben felici di essere tornati. Quello che vediamo oggi è un fraseggio in seconda posizione su, direi, insomma, una serie di fori tipicamente utilizzati in seconda posizione che presentano dei tipici bending da seconda posizione, ovvero abbiamo un bending di un tono sul secondo foro aspirato e un bending di mezzo tono e sul terzo e sul quarto foro aspirato. Vi ricordo la tablatura che utilizziamo noi, da ste parti ci sono fori aspirati, da ste parti ci sono fori soffiati, A ed S stanno per quello. Due trattini vuol dire che stiamo piegando con un bending, in questo caso aspirato, di un tono intero la nota. Un trattino vuol dire che stiamo piegando con un bending sempre aspirato di mezzo tono la nota. Allora, io ti chiederei, Paolo, se hai Non voglia, sentire. di farci sentire il fraseggio in questione. Quindi è un fraseggio musicale. Che porta in qualche modo a una conclusione, magari, di un fraseggio che c'è stato prima, no? Ma Questo è un sì, qui fraseggio. insomma il contesto poi chiaramente Può dipende da... essere, sì, da dove ci si trova. Diciamo che questo fraseggio, primo, pensiamo di suonare in seconda posizione, secondo, stiamo suonando prettamente note della scala blues in seconda posizione e ci stiamo spostando dal secondo foro aspirato piegato di un tono, Sì. arriviamo fino al quinto foro aspirato. Quindi stiamo percorrendo la scala blues in un modo un po' strano, nel senso che non stiamo suonando l'ottava standard della scala blues. Se avete dubbi sulla scala blues in seconda posizione, c'è una bellissima lezione dedicata su easyharp.it. Scala blues, seconda posizione, che è questa. Possiamo estenderla anche sulla parte bassa dell'armonica, fino al primo foro soffiato. Comunque, Comunque, questo è tutto ciò se che prendiamo lo trovate su EasyArp. EasyHarp, esatto. Prendendo tutte le note a disposizione del primo foro soffiato, sesto foro soffiato della scala blues, in realtà non partiamo dal secondo foro piegato di un tono. Questa volta mi faccio da solo Perfetto. Così io posso l'innovatore. fare degli effetti zoom tipo sa, sa, sa. E torniamo indietro. Molto semplice. Quindi 2 aspirato piegato di un tono, 2 aspirato, 3 aspirato piegato di mezzo tono, 4 soffiato, 4 aspirato piegato di mezzo tono, 4 aspirato, 5 aspirato e poi andiamo a chiudere con 2 4 aspirati, quindi 4 aspirato, 4 aspirato. Sì. E Perfetto. poi allora, qui praticamente io, oltre alla sequenza delle note, l'intonazione, insomma, c'è anche la musica di mezzo, quindi bisogna anche stare attenti a come le si suona, l'intenzione, il tempo, Quindi, io sto partendo dal secondo foro piegato di un tono per arrivare al quarto foro aspirato. E poi faccio questa breve digressione 5-4-4. Ok,
perfetto. Allora io vi consiglio, come di consueto, di fare un fermo immagine su ciò che sto inquadrando, di scolpirvi nella mente i due URL sotto, ovvero www.easyharp.it e www.bigalarmonicas.com, ma di segnarvi anche il fraseggio che stiamo vedendo. Quindi copiatevelo, incollatevelo su un pezzetto di carta, esercitatevi. Mi raccomando, non rimanete relegati alla seconda posizione, mi raccomando, studiate la precisione del bending, perché il bending è un mezzo espressivo, come tale, prima di diventare così espressivo, deve essere molto preciso. Io ringrazio l'amico maestro endorser Seidel Paolo De Montis, ringrazio anche la Seidel che sta suonando. Certo. Che dire, ragazzi, abbiamo in fucina una serie di cose. Paolo sta espandendo ciò che è EasyHarp, sta rendendolo internazionale e sta puntando anche a quelle che sono delle tecniche complicate che non ancora sono state messe online. Insomma, appena avrò tempo di confezionare ci sarà un aggiornamento con delle nuove lezioni, sicuramente troverete delle indicazioni su come ottenere efficacemente un overbending, overblow, overdraw sull'armonica. Settaggi, amplificazione, tante belle cose. Quindi stiamo veramente scavando. Personalmente Bigel Harmonicas continua a vendere gli adorati strumentini, le armoniche, non solo, perché ci stanno arrivando nuovi strumenti, quindi effetti per chitarra, percussioni, fiati, strumenti a corda, un po' di tutto. Siamo ben felici di essere qui e speriamo che questo possa aiutarvi. Ragazzi, questo è quanto, grazie a tutti, divertitevi, suonate tanto, perché comunque suonando... Suonando si impara. Ciao.